Hector Dieppe, Balle e misteri dell'uomo delle mascherine. Siamo alla terza puntata. Mi dispiace di non aver portato l'occhio da là oggi, però. Benotti, giornalista Rai ed ex collaboratore di Del Rio e Poletti, ha introdotto ad Arcuri la ditta che ha importato 800 milioni di DP, dispositivi personali, eccetera, di protezione. Un lettore annuncia: non mi paga l'affitto, si spaccia per prof, ha avuto incarichi alla Sapienza, ma ci sono anche dubbi sui titoli. Mario Benotti, l'ex direttore generale di Rai World e caporedattore di Inaspettative alle TV di Stato, la sappiamo, che ha messo in contatto Sascai con il commissario straordinario Domenico Arcuri e con il funzionario dell'ufficio acquisti Antonio Fabrocini, incassando 12 milioni di euro per l'intermediazione con il mediatore. Deve essere andato in fissa per il Covid-19. Prima delle mascherine aveva tentato anche di procurare ventilatori polmonari, poi guanti, operazioni non andate a buon fine, come confermata la verità da Andrea Vincenzo Tommasi, il titolare della Sun Sky. Quindi, calcolate una cosa, no? Vedete il giro come sta intorno a certi personaggi di una certa area politica. E questo la dice lunga sul fatto di mandare giù Rospi e Rospetti. Cioè il PD, che da molto tempo non vince le elezioni, per andare al governo fa carte false. E la storia è chiara. Uno più uno fa due. E queste sono le cose che contano per il PD. Banche e affari di questo genere. Allora, questo ha scritto pure dei libri, pensa un po'. Il giornalista, ad essersi preso in parola, si è ritrovato a fare il mediatore dell'intermediatore di mascherine, ma la voglia di fare il cronista non deve averla persa, tanto che ha attivato un videoblog con un titolo evocativo: Un democristiano in borghese, con il quale vuole raccontare le eccellenze italiane. Sul suo blog online invece è presente la lunga biografia, vabbè, che probabilmente eccetera. Di docenze certo ne ha fatte, ma non da professore, visto che si vocifera che non abbia il titolo di studi per poter insegnare. Umberto Triulzi, il titolare della cattedra di politica economica europea alla Sapienza, conferma la collaborazione di Benotti, che risale al 2014, e alla verità spiega: ha fatto un modulo all'interno di un corso che io tengo alla Sapienza sullo spazio sociale nella politica economica europea. Saranno state 3 o 4 lezioni, c'è poi un master, tutte ste fregnacce così, no? Ma poi è stato risucchiato. Ma come è stato risucchiato Benotti dal vortice economico dell'emergenza Covid? Stando a quanto afferma Tommasi di Sun Sky, è stato il prof a creare il gancio con l'ufficio del commissario per l'emergenza. La storia è saltata fuori per una segnalazione all'antiriciclaggio, probabilmente perché esperta in pubbliche relazioni, proposta da Benotti, Antonella Appullo, che era per il ruolo di pubbliche relazioni, aveva lavorato come funzionario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fino al 2018. È stata segretaria particolare del ministro Graziano Del Rio, alla cui corte ha incrociato Benotti. Ma guarda caso, guarda caso. Per carità, poi pure dall'altra parte faranno stimpicci queste cose, però è qua, carta canta, là ci stanno i 49 milioni della Lega, e poi qua stiamo a 62, a funicolare, e lasciamo perdere, va su. Poi c'è sta la Lega, la trava, è solo,
solo quel somaro no, poteva non venire a fare il grand tour della sinistra qui da ste parti. Insomma, ecco qua, questa è un'altra bella storia, vedi? Nel settembre il primo disse che aveva parlato direttamente con la Pullo, qua si parla che era capitata in una intercettazione telefonica con Aldo Miccichè, il boss Antonio Viromalli, vabbè. Oltre che con la segretaria particolare, il guardasigilli Clemente Mastella. Non c'entrava niente, dice la Pullo. E con questa ipotetica telefonata spiegherò alla PR la questione, infatti a livello giudiziario si chiede subito. Però capisci, il problema è sempre quello, personaggi un po' strani, i risk manager della banca, oltre ai bonifici sul suo conto sono apparse sospette anche le provvigioni riconosciute, oltre anche alla Micro Prodats IT SRL presieduta da Benotti e controllata al 80% da Partecipazioni SPA, di cui il giornalista è fondatore e vicepresidente, provvigioni per 12 milioni a fronte di ricavi nel 2019 di circa 72 mila euro. Cioè, che si decollano con sta politica, si attaccano alla politica, ciucciano, e qua esce fuori la cosa. Anche se un lettore, Lucio Macchia, dopo aver letto queste cifre, ha scritto alla redazione per lagnarsi del fatto che Benotti non gli paga l'affitto della casa che gli ha ceduto con regolare contratto da gennaio 2019 e non riesco a mandarlo via, nonostante la convalida di sfratto del 5 luglio 2019, lamenta, perché il governo ha sospeso gli sfratti per morosità, anche precedenti al coronavirus, fino al 31 dicembre 2020. Probabilmente gli toccherà tenerselo ancora per un po'. Ma vi rendete conto che tarpani vanno in giro? Questi s'accucano 12 milioni di provvigioni per non aver fatto una emerita minchia, poi chiaramente io dico che sono cavalli di ritorno, state tranquilli che questo signore quei 12 milioni non è che se li cucca tutti, è il vizio da bestia, se no che te ci mettono a farla? Che cosa ti ci mettono a fare?